Salve a tutti ragazzi e bentornati al mio canale di nuovo su Assetto Corsa. Questa volta ragazzi siamo sul campionato categoria T2 Ferrari 458 Italia Stage 3. Vediamo che noi partiamo dall'ultima posizione perché è una gara veloce, quindi non possiamo fare qualifiche né prove libere, non possiamo fare nulla, possiamo partire direttamente dall'ultima posizione. Allora ragazzi, andiamo a modificare l'assetto. Diciamo che questa è la terza gara e purtroppo non mi ha registrato le altre gare, cioè me le ha registrate, però mi ha rovinato la voce, non posso tornare indietro, dovrei ricominciare il campionato, ma sinceramente non mi va. Quindi vi accontentate dalla terza gara in poi, per poi passare a una nuova categoria. Allora, mettiamo le slick morbide, trofeo M. Gli ammortizzatori non li tocchiamo, anche se qualcosina c'è da toccare. Il carburante lo mettiamo al minimo per avere una maggior potenza. Intanto mi arrivano messaggi su messaggi. Io metto il silenzioso perché non li sopporto. Allora, soprattutto mentre sto registrando. Andiamo, guida. Cominciamo, ragazzi. Vediamo di fare una bella gara, non far figura di merda. Via. Ok, partiti. Questo gioco, raga, è difficile come pochi. Ma veramente difficile come pochi. Mamma mia, raga, non me l'aspettavo, la curva là non me la ricordavo. Purtroppo quando si fanno tante piste, meno male che ci ha sbandato, perché di solito quando noi tocchiamo la macchina davanti, la macchina perde il controllo e intanto vediamo che loro ci spingono. Ok, levati dal cazzo li mortacci tu e della Ferrari del merda che non sei altro. Ok, ritroviamo la concentrazione. Sono 6 giri ragazzi, anche se sbagliamo non fa niente, possiamo recuperare dopo, a meno che il primo non se ne vada troppo a fanculo. Stiamo guidando di merda. Ok, curva perfetta, sorpasso all'interno, secondi ragazzi, secondi. Bella, 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 bella. L'abbiamo messo non batter sole a quella bastarda che ci aveva fatto sbanda prima. Curva morbida, anche un po' troppo lenta per i miei gusti, però non fa niente, l'importante è rimanere in traiettoria. Mamma mia, che controllo ragazzi che abbiamo avuto su sta curva. Se no la macchina se n'era andata a fanculo pure lei. Siamo un po' nervosetti ragazzi, siamo un po' nervosetti e questa cosa ci rovina il tempo e ci rovina la velocità di uscita nella curva. Rimaniamo in sesta, quinta, quarta. Ok, perfetto, un cazzo, perfetto. Ok, fortunatamente era una curva S e siamo riusciti a rimanere dentro. Ok ragazzi, primi, cerchiamo di mantenere la posizione. Poi neanche a dire che ci gioco tanto questo gioco, ci gioco pochissimo, faccio 2-3 garette poi stacco, anche perché mi sto dedicando a Neverwinter. Infatti porterò, non parliamo di Neverwinter, non parliamo di Neverwinter, basta, non ci parliamo più, perché sennò poi perdo la concentrazione. Ok, no vabbè, invece ve ne devo parlare. Allora, sto giocando a Neverwinter ragazzi, infatti porterò una serie un attimo che ci capisco niente, sto gioco si arrabbia se parlo di Neverwinter, però non fa niente, basta. E sto cercando di capire bene tutte le meccaniche del gioco per potervi portare almeno un video abbastanza carino. Siamo arrivati al 70 con il guerriero pesantemente armato ragazzi, con un gear di quasi 2300 e è un bel gioco ragazzi, è un bellissimo gioco, però purtroppo ahimè ragazzi mi sono shoppato due pacchetti e quindi mi sono
ho shoppato il Dragonite, che poi sti bastardi hanno messo lo sconto sui pacchetti il giorno dopo, infatti ho rosicato. E automaticamente quando una persona fa rosica poi si shoppa un'altra cosa con lo sconto per ripagare. E mi sono shoppato il pacchetto del Dragonite e il pacchetto del ragno dorato. Il ragno dorato, ragazzi, è un pacchetto che è veramente veramente buono, dà tanta robetta molto utile, tra cui il ragno con 110 di velocità e 2000 di potere. È un bel gioco, ragazzi, un bellissimo gioco, però se non avete un gruppo con cui giocare è abbastanza, non noioso, però diciamo che molte cose non le capirete mai, non diventerete mai molto forti, perché vi servono i gruppi per fare i dungeon e così via. Il PvP non ne parliamo, raga, a livello 70 te rompono il culo, però non fa niente, ci giochiamo da pochissimo e va bene così, va bene così. Torniamo su Assetto Corsa, ragazzi, perché sennò qua sbaglio le curve e faccio un macello. Abbiamo dato 4 secondi e 6 al secondo, intanto noi continuiamo a registrare il miglior tempo nella pista. Io, ragazzi, segretamente mi sto allenando per battere Padre Maronno, che è un mio amico, che lui gioca con un altro account, tra l'altro, nei campionati italiani, c'è anche gente straniera, quindi penso che siano mondiali, su Project Car, e è veramente, ragazzi, un mostro. Lui lo scorso campionato italiano l'ha vinto e ho visto una sua gara l'altro giorno, è veramente un mostro, primo in una gara internazionale, ragazzi, veramente veramente bravo, veramente bravo. Cercherò di prendere spunto da lui, cercherò di allenarmi con lui ogni tanto e vedremo un attimo se riusciamo a migliorare anche il setup per quanto riguarda le nostre macchine e migliorare soprattutto la nostra guida, perché quando hai come riferimento una persona che spigne, regà, perché spigne come un addannato, diciamo che possiamo solo migliorare, farne tesoro dai suoi insegnamenti. Allora, sto gioco, regà, è bello, ma è troppo realistico e me ci trovo un po' spaesato delle volte. Allora, quando tu guidi macchine della categoria, che ne so, della GT, allora lì è un po' diversa la situazione, che le macchine hanno una testata impressionante, si portano da Dio e va bene. Ma quando vai a guidare macchine di serie, come anche le Ferrari, per esempio la 458 ha una telestrada eccellente, una velocità eccellente, quindi bene o male ce la facciamo. Ma quando andiamo a guidare un altro tipo di macchina vediamo proprio la differenza e è difficile. Diciamo che le macchine più facili da portare su sto gioco sono la Formula 1 e la specie di Formula 1 dell'Abarth, che non mi ricordo come si chiama, e le classi GT. Altre macchine, raga, se non ci avete la mano è abbastanza difficile, perché slittano, sbandano, vabbè, giustamente sono macchine da città e non è che fa altrimenti. Per quanto riguarda invece le gare di drift, ragazzi, è più complicato, perché non riesco, non sono proprio capace, cioè non sono proprio capace a fare il drift, almeno con il volante. Con il pad bene o male qualcosina si riesce a fare, ma comunque poca roba. Io e il drift siamo due cose contemporaneamente diverse, come abbiamo potuto vedere dall'ultimo video che avevo caricato sul drift. Raga, faccio ridi i polli, però sti cazzi, alla fine il drift non è una categoria che mi importa, non è una categoria che gioco mai, quindi anche perché poi so gare a tempo, gare che se tu non fai un punteggio per troppo tempo definisce il tempo e te la pinda il culo. Tanto siamo stati molto lenti su questo giro, ma non fa niente, l'importante è che rimaniamo veloci, rimaniamo in traiettoria, rimaniamo in pista e facciamo la nostra gara. Mancano due giri al termine della gara, ragazzi, e noi siamo felici come una Pasqua, perché comunque siamo primi con 9,4 secondi, ragazzi, di distacco. Allucinante, perché
È la prima volta che riesco a fare una gara con questo distacco, quindi io sono molto felice, come dice un noto cantante, se vogliamo chiamarlo così, io lo chiamo coglione, però mi fa schiattare, non faccio nomi. Abbiamo preso una curva malissimo. Abbiamo un secondo di ritardo al giro più, ma vaffanculo veloce. La stanchezza, ragazzi, del volante si fa sentire, perché nonostante che ci gioco al 30% della sua forza di ritorno, è veramente duro, è veramente tosto. Ho dovuto settare anche addirittura al 20% l'attrito sull'asfalto, sui cordoli e sulla spandata, perché sennò, raga, arrivavano certe botte realistiche, perché sono realistiche, ma cazzo, un pero, niente, non riusciamo più a guidare in maniera egregia, perché ci stiamo distraendo mentre parliamo. Cerchiamo di trovare di nuovo un po' la concentrazione, anche se abbiamo un bel distacco, addirittura 12,5 secondi, ragazzi. Felice, sono davvero felice. Questa serie di gare, ragazzi, è un mini campionato della categoria T2 e dobbiamo arrivare almeno terzi per poter sbloccare la categoria successiva. Volevo sbloccare le categorie GT per quanto riguarda i campionati e dovrò fare tante tante altre categorie prima. Più che altro le dovrò finire almeno terzo. Alcune sono campionati, alcune, ragazzi, invece sono semplicemente gare singole e devi farne un tot, che non mi pare su 6-5 gare almeno ne devi fare 3 o 4 per poter passare alla categoria successiva. E noi, ragazzi, le faremo piano piano, non dico tutte insieme, però ci proviamo, insomma, dai. Poi, se riuscirò, purtroppo, come dicevo prima, una serie anche su Neverwinter, vi spiegherò un attimino un po' le classi, come mi trovo meglio io a giocare, qualche build carina per il pesantemente armato. Ragazzi, che ne ho trovata una veramente egregia e mi dà molta 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 soddisfazione. Non riesco a stare dietro ai migliori DPS della mia gilda, però, ragazzi, considerando che giochiamo da meno di una settimana, ci accontentiamo e andiamo avanti. Tanto ho visto con piacere che la registrazione della PlayStation 4 è passata anche da 15 minuti a mezz'ora, 40 minuti, addirittura un'ora. Infatti noi siamo molto molto felici di questo. Intanto, ragazzi, ci addentriamo all'ultimo giro. Intanto vediamo la bandiera bianca che ci avverte che l'ultimo giro è in corso. Quindi cerchiamo di non fare i cazzoni, cerchiamo di rimanere in traiettoria, cerchiamo di rimanere a fare la nostra gara e tenere la nostra bellissima prima posizione, guadagnata con il sangue, guadagnata con il sudore della fronte. Mi scuso, ragazzi, se porto pochi, fanculo, non mi scuso più, mi scuso se porto pochi video sti giorni, ma sono un po' preso da altre cose, quindi non posso registrare 3000 video, almeno una settimana, però cerco di portarlo, perché comunque non voglio abbandonare il canale, voglio tenerlo sempre attivo. Visto che ci sono stati dei nuovi iscritti, li ringrazio e sempre accettato il vostro supporto, ragazzi, e niente, vi ringrazio. Intanto vediamo che dovrebbe essere finita la gara. No, non è finita, abbiamo ancora un altro pezzo della pista. Purtroppo quel rettilineo mi frega sempre, perché penso che la gara è finita, invece no, perché ci stanno un'altra serie di curve per poi arrivare al traguardo vero e proprio. E sei stronza, figlia mia, però te lo dico de cuore, che ha fatto la prova fino adesso, stavolta mi è uscita fuori strada, colpa mia. Bello, bello, il rombo del gioco, ragazzi, è stupendo. Vi faccio sentire un attimo che cos'è dall'esterno, è qualcosa di magnifico. Quando guidate la Ferrari, ragazzi, vi
mi succederà una cosa strana al corpo, avrete un'erezione mega galattica, perché raga, un rombo così è da sogno e te lo puoi solo sognare, te lo puoi, insomma. L'ultima curva, ragazze, prima del traguardo. Cerchiamo di essere puliti. Ok. E siamo primi, ragazzi. Vittoria schiacciante. Non mi fa vedere. Vabbè, sti cazzi, tanto siamo arrivati primi. Non mi fa vedere il distacco dal secondo. Comunque, il secondo dal primo. Cioè, il terzo dal secondo ha un 0,6 di ritardo. Il quarto 0,9. Il quinto 1,8. Ok, 19 secondi dal secondo, ragazzi. E siamo veramente soddisfatti. Il tempo migliore è stato di 2 minuti e 17 e 182 centesimi. Non male, ragazzi. Io, ragazzi, vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento per la prossima gara di campionato. E mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e al prossimo video. Bella a tutti.